grandissima forma, Daddy Tecla, Lucia Pasqualini in sediolo. Alternative principali sono Melody De Chiari o Kayama RR, intanto 100 metri scarsi allo stacco. Partiti con la velocità iniziale di Ocellotto che si oppone a Orzo Perlato, i due in lotta. Poi cerca di rimanere in quota anche Melody De Chiari dalla seconda fila, ma viene probabilmente sacrificato da Orzo Perlato che scende bruscamente alla corda. Intanto Odette Di Tecla si presenta su Ocellotto. Odette Di Tecla veloce su Ocellotto, dopo 400 metri di gara ottiene il via libera. 29-4 per i 400 e Odette Di Tecla è leader su Ocellotto. All'esterno c'è Okayama RR. La squalifica invece per Melody De Chiari. Terza posizione alla corda per Orzo Perlato, che precede Lubrino ZN, poi Isaac e Oletta. Insegue Olimpo Trio, i 600 in 44-4. Insiste all'esterno Okayama RR. Tanto il mezzo miglio se ne va nell'ordine del un minuto secco, con in vantaggio Daddy Tecla, con all'esterno Kayama RR, Ocellotto che prova a rimanere in scia, poi Orzo Perlato, cavalli che stanno per completare il chilometro, Daddy Tecla in testa, 1000 metri iniziali in 1:15:01, Daddy Tecla leader, Kayama all'esterno e sempre al sediolo, Ocellotto in corda, poi Orzo Perlato e gli altri che per il momento non progrediscono, siamo ora a 450 dalla conclusione, Daddy Tecla in vantaggio su Ocellotto alla corda, Okayama RR di fuori fin dalle battute iniziali, poi Orzo Perlato, quindi Isaac, completamento della curva finale, e Odette Di Tecla si presenta in vantaggio addirittura d'arrivo, Ocellotto sposta all'esterno, Ocellotto va su Odette Di Tecla, Ocellotto va su Odetta, 100 dalla conclusione, passa in vantaggio Ocellotto. Nel finale è Ocellotto che viene a vincere, secondo posto per Orzo Perlato, al terzo Odette Di Tecla, 2:01:30, 39 a chiudere, Ocellotto di spunto, viene a battere Odette Di Tecla e a salvarsi poi dal bel finale di Orzo Perlato. Successo 8:31 la quota per il vincitore. Rivediamo le battute conclusive con Ocellotto che piega Odette Di Tecla, mentre finisce bene a centropista Orzo Perlato, ma non può che essere secondo alle spalle di Ocellotto.